Stay. Buon pomeriggio, bentornati amici alla nostra catena d'amore con Maria Vision. Siamo qui insieme oggi pomeriggio per trascorrere questo tempo in ascolto delle vostre preghiere delle vostre richieste di preghiere e anche oggi sono arrivate davvero tantissime richieste sui numeri che abbiamo qui, anzi a proposito di numeri vi ricordiamo di chiamare, di potervi mettere in contatto presto con noi e poter dialogare insieme durante questo spazio di tempo. E come vi dicevo eh, sono tanti già i messaggi che sono arrivati. Chiediamo scusa in anticipo se non riusciamo a leggerli tutti, ma tutti vengono ascoltati. Tutti li raccogliamo per presentarli al cuore di Dio per intercessione di Maria. Comincio a leggerne qualcuna in attesa delle vostre telefonate. E. Affidiamo a Dio per intercessione di Maria la signora Gabriella, che chiede preghiere. Eh, ha il cuore veramente molto addolorato e molto angosciato, e chiediamo davvero una serenità per lei e per la sua famiglia. Così preghiamo e eh, ricordiamo Antonio da Napoli, che mh, anche lui si rivolge a noi per invocare intercessione e preghiera. Perché sia fatta la volontà di Dio, certamente, perché il nome di Dio sia benedetto, ma anche perché possa sostenere la sua famiglia. Così preghiamo per la famiglia secondo le intenzioni di Andrea Dalbano Laziale. E ancora eh, ricordiamo Rosaria da Pozzuoli che chiede preghiere per i suoi figli, Emanuele. E Francesco, che sono entrambi lontani e come loro preghiamo per tutte quelle famiglie, quei genitori che hanno i loro figli lontani da casa e, e stanno in pensiero per loro. Ancora ci scrive Fausto da Palermo. E ringrazia e prega il Signore per i, i cuori induriti perché davvero possono convertirsi e, e possono vivere nella serenità di Dio così ehm, eh, raccogliamo eh, la richiesta della signora Raffaella da Villafranca che oggi avrebbe con suo marito compiuto 54 anni dell'anniversario del loro matrimonio. Eh, signora Raffaella, se ci sta seguendo, eh, anche se suo marito in questo momento è in cielo, in paradiso, come lei ci scrive, sicuramente questo legame indissolubile potrà essere festeggiato comunque. Ricordiamo uh, Aurora da Como che chiede preghiere per sé e per la sua famiglia e anche Maria Antonietta da San Vitaliano che mh, siamo prossimi ormai anche alla commemorazione dei defunti e che chiede appunto di pregare per tutti i defunti, in particolare per i suoi cari. Poi ci scrive Angela dalla Sicilia che chiede di pregare per sua sorella Anna che sta male. E certamente adesso mi fermo un attimo, recito con voi che ci seguite da casa un'Ave Maria dove raccogliamo già queste prime intenzioni di preghiera e le rivolgiamo a Dio, per tutte queste persone che ci scrivono e che sono collegate con noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continua a leggere e i messaggi delle persone che ci scrivono in attesa di ricevere le vostre chiamate in diretta. Tanto è apparso il numero, eh, lo ricordo perché si fosse collegato da poco, lo 075 81 36 Ricordiamo nelle nostre preghiere Fiorella da Milano che chiede di pregare per suo nipote Tommaso. E ancora mm, Carmen da Messina che chiede preghiere per, eh, per sé, per guarire dalla, dalla malattia che ha. E così chiede preghiere Amelia di Pavia e, e anche Luisa eh, che chiede addirittura una preghiera molto particolare. Avere maggior fiducia nel nostro Signore Gesù. E poi c'è chi si rivolge anche a Beato Carlo Acutis come Rosanna di Perugia, e, ah, Rossana, chiedo scusa di Perugia che chiede a Beato Carlo di proteggere Pietro, Alessandro e Matilde. E, ecco. Sento che qualcuno si è messo in contatto con noi. Intanto, davvero ricordiamo tutte le persone che ci scrivono secondo le loro intenzioni, come Matteo da Cerignola, Letizia da Roma, Margherita da Trapani, ciascuno per le loro famiglie, le loro intenzioni. E adesso sentiamo chi c'è in linea. Buon pomeriggio, pronto? Sì, pronto. Pronto. Buongiorno suora, estenta, per cortesia, mi può mettere le mani sotto il manto della Madonna, perché in questo momento ho problemi di salute e anche di lavoro. Mm. Lo facciamo insieme, ci rivolgiamo a Maria insieme se lei rimane in linea, pregando un'ave Maria per la sua salute, e perché lei possa ritrovare lavoro. lavoro. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, ricordiamo lei e tutte le persone che come lei non stanno bene e hanno perso per, per diversi motivi il lavoro. Grazie di aver telefonato. Buon pomeriggio. Grazie, grazie mille ancora, grazie, grazie. A presto. E continuiamo la carellata nella lettura dei messaggi, dei tanti messaggi che ci sono arrivati. Messaggi che arrivano uh, da Matteo da Cerignola, forse avevo già detto, Letizia da Roma, Margherita da Trapani e anche Dina da Andrea eh, che chiede preghiere per suo figlio, e così Massimo da Frascati che chiede di pregare per la guarigione del figlio tanto sentiamo che c'è qualcun altro in linea. Ricordiamo anche, nelle nostre intenzioni di preghiera, Eufemia da Roma, ehm, che chiede per Giuseppa che ha 99 anni, <ride> una bella età. E, e così anche chi ci scrive come Luisa da Bologna. E, ci sono anche tante persone che scrivono per ringraziare Dio e le nostre preghiere non sono solo di richiesta, ma tante volte anche di ringraziamento. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto. Buon pomeriggio a lei. Anche a lei. Si chiama? Senta, io volevo dire una preghiera per la mia famiglia. Sì. Per la sua famiglia. Non la sentiamo più, ma raccogliamo questa sua richiesta che la rivolgiamo a Dio con un gloria. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo appunto per la famiglia di questa Signora che ci ha telefonato. E così. E preghiamo secondo le intenzioni di Daniela, di Roberto, eh, che chiede preghiere per sua moglie Anna, che eh, ha perso da circa tre anni, dopo 27 anni di matrimonio. Preghiamo anche per Giuseppina, secondo le intenzioni di Giuseppina da Agrigento affinché la figlia possa ricevere il dono della maternità. E così preghiamo, secondo le intenzioni di Ana Rosaria, per l'alluviano che c'è stato in Toscana e nelle altre regioni. Forse c'è qualcun altro in linea? No. Bene, continuiamo la lettura delle nostre intercessioni, ne leggo ancora due e poi ci fermiamo sempre per raccoglierle. Allora ci scrive Patrizia da Prato che chiede preghiere per suo figlio Alessandro. Perché possa smettere di fare la terapia. Probabilmente non sta bene. E che quindi possa ricevere il dono della salute. E preghiamo con una preghiera particolare. Ah, prima ascoltiamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, pronto. Buon pomeriggio, grazie. Mi dica. Sono ieri. Si sì, chiamo io dalla Sicilia. Dalla Sicilia si chiama? Leonarda. Eh, Leonarda, ci dica Leonarda per cosa vuol o per chi vuol pregare? Eh, per ora vogliamo pregare per i ragazzi che stanno male. Per chi non è? È una senti? buona guarigione per tutti gli ammalati. Gli ammalati, sì, sì. Facciamo una preghiera. Facciamo una preghiera insieme, diciamo insieme il Padre nostro, lo dice insieme a me Leonarda? Sì, 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 Ok, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia, sia fatta la, la tua volontà, come in cielo, cielo, cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro Pane quotidiano. Pane quotidiano. Noi i debiti, i noi elezioni, noi rimettiamo i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non da tentazioni ma liberarci dal male malattere. ecco sì e continuiamo a pregare per tutti i malati che ci stanno seguendo anche quelli tutti, che non hanno la possibilità di una, una buona guarigione tutti. certo tanti auguri anche a lei Leonarda un che, abbraccio che, a presto grazie a lei Ecco qua, ci scrive Franca da Sassari, chiede preghiere per i suoi genitori defunti, per le anime del purgatorio, per tutte le anime abbandonate, dei, anche per i sacerdoti consacrati e, e per questo diciamo l'eterno riposo. L'eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, ci siamo. Ah. Ah, buonasera. Buonasera a lei. Si chiama? Io ho Carla dal Friuli. Mm, Carla, ci posso, dica. Posso ascoltarla al telefono perché c'è un ritorno con la televisione. Ah ok, noi la ascoltiamo molto bene, ci dica per quale intenzione di preghiera vuole che preghiamo insieme? Sì, allora io vorrei pregare un po' come faceva San Sharber, che è un, è un santo che io seguo molto, sì? e, pregare un po' per tutte le persone, eh, per gli ammalati, per la conversione dei peccatori, ma anche per le anime del purgatorio, soprattutto per quelle più abbandonate, quelli che non hanno nessuno che piega per loro e anche quei poveri disperati che ultimamente si sente nella cronaca che si tolgono la vita, ecco, pregare per quelle persone lì. San Giàba diceva una cosa, che se, se la persona eh, si facesse il segno croce invocasse più spesso la Madonna, diminuirebbero le sue tentazioni. perché il segno della croce secondo lui è un mezzo molto efficace per scacciare il diavolo e il nome della madre di Dio lo sottomette, lo respinge nell'abisso. Ecco, quindi vorrei pregare per queste persone qui insieme a voi. Grazie. Benissimo, benissimo. Allora preghiamo insieme, proprio come grazie per questa testimonianza che ci ha dato e diciamo insieme un gloria secondo proprio come ha detto lei. Gloria al, Padre, al Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a lei, le auguro un buon pomeriggio, tante cose buone, ogni bene. Intanto ci, ci, sono raggi ci hanno raggiunti mediante Whatsapp anche Luisa da Napoli che chiede preghiere per suo nipote Salvatore, sempre da Napoli la signora Carla eh, che chiede preghiere per, convertire, per la conversione dei cuori. E mh, così anche Antonella di Reggio Calabria chiede preghiere per suo marito pietro ehm, che il suo cuore trovi serenità pace in dio preghiamo anche secondo le intenzioni di maria antonietta da san vitaliano e eh, intanto ho sentito che è arrivata un'altra telefonata qui diamo spazio Un minuto che la regia ci manda in onda la telefonata. Buon pomeriggio chi c'è in linea? Sì, buon pomeriggio. Mi chiamo Anna, da questo. No. Ciao sì. Anna, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio, sì. Vorrei pregarmi che me e per il mio marito per Giovanni. Mm -hmm. Sì, anche se ci siamo lasciati. Ah. Sì. E mi sono mostrato la differenza. Con... Eh immagine, certo. sì. sì perché non manca tanto, mi manca mm. sono tre anni, mi sono di mi sono e avere un marito a casa, eh, mi sono trasferito a casa, mi mi ritrovo trasferito a casa, mi sono trasferito a casa, insomma preghiamo a mi a casa, mi sono trasferito a casa, mi sono trasferito a casa, mi sono trasferito a sì. per entrambi. chiediamo sì. sì. lui adesso è entrato con la mamma, Io da sola, cioè non i miei genitori, i miei eh, mm. però vorrei, per vorrei per okay. a ma per eh. a Maria di eh, aiutare lui sì. eh, di aiutarvi se sì. ecco, se, se fosse possibile di tornare insieme. Diciamo, sì. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, Signore. Sì, 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 eh, di canna. Sì, e per il mio lavoro, io ordino per un ospedale che faccio un lavoro molto faticoso, insomma, si trovi. Certo, ma, sì. sì, sì, è un è lavoro simile. impegnativo e delicato allo stesso tempo. Sì, sì, molto delicato e impegnativo, sì. Ah, sì, sì, eh, immagino. Sì, Ecco, veramente. allora fidiamo lei come tutti gli operatori sanitari. Che sappiamo sì, che sì. non è facile oggi da come oggi sì, lavorare sì. negli ospedali, sì. nelle case di cura, sì. nei vari sì. centri, sì. sì. Mm, ma non è molto semplice. È così che, che Dio dia un sostegno uh, sì. anche, per tutti anche voi. Che mio regista, tanto, anche molto professionale, insomma, perché per poco, siamo insomma Speriamo che il Signore ci ma così speriamo. Sì, e per la mia famiglia, i miei genitori di fratello mi di mattoniati e mi mattoni. Va bene, grazie di aver chiamato. Un abbraccio a lei. Grazie a tutti i miei Che ho a San Vincenzo di di Grazie a tutti Va bene, va bene, grazie mille, grazie. Ancora tante cose belle. Arrivederci Anna, arrivederci. Ecco, allora adesso oh, ci fermiamo un attimo, due minuti di pausa e poi ci ritroviamo presto per continuare con la nostra catena d'amore. Sì. Preghiamo insieme, cari amici, in questa nostra catena d'amore. Eccoci ritornati per ascoltare voi che ci chiamate da casa al numero di, di Maria Vision allo 075 81 36 35, sentiamo che c'è già qualcuno in linea. E raccogliamo le vostre intenzioni di preghiera che ci sono giunte anche attraverso i vostri iscritti, i vostri numerosissimi messaggi. Pronto? Chi c'è in linea? Eh, io mi chiamo Flavia. Flavia, buon pomeriggio. Sì, grazie, altrettanto a lei, signora. E, e gentilmente, io avrei bisogno di preghiere per me e per mia sorella. Ok. passiamo tanto attenti, come sapete ok allora e poi, dica e poi di pregare anche per i miei genitori che non ci sono più e per il mio fratello pure mm. che non c'è più purtroppo eh, sento molto la loro mancanza allora preghiamo un eterno riposo per i suoi genitori per il suo fratello e poi l'angelo di dio che custodisca lei e sua sorella va bene Grazie, signorina. Allora proviamo a pregare insieme. L'eterno riposo, Dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ecco, davvero l'angelo custode vi custodisca e Dio doni conforto a voi e luce eterna ai vostri cari. Grazie. Un buon pomeriggio Flavia, ogni Grazie bene, ogni bene. Il Signore vi dia pace. Ecco, intanto ci è arrivata questa intenzione di preghiera molto particolare. Gaetano Da Pavia ci scrive chiedendo un'accorata preghiera per eh, sua figlia Alessia, che da quasi un anno si è allontanata da casa e loro vorrebbero eh, ritrovarsi con lei, rapacificarsi con lei. E anche eh, chiede preghiere per la sua situazione lavorativa, un po' precaria. Ecco, lo affidiamo alla Divina Providenza e chiediamo davvero a Dio di raggiungere il cuore di sua figlia perché torni a casa. E, mh, raccogliamo l'intenzione di preghiera anche eh, di Rosa Romano, che chiede preghiere per Riccardo, eh, che ha 46 anni ed è autistico. Intanto chi è arrivato in linea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sono Massimo, di Roma. Massimo, ben trovato. Vuoi pregare per la liberazione da Mariglio? Io so proprio, Sara. Sì. Vuoi uccidere figlio. Mi fa male, mi fa molto male M a testa. Certo, certo che poi magari è appunto la liberazione e guarigione interiore con il fisica. dalle fede che Marco sa mm. che... allora Massimo invochiamo la Trinità perché eh, sì. Onnipotente è Dio solo e Dio eh. può davvero tutto e scaccia allontana il male e il maligno dalla nostra vita invochiamo eh. insieme la Trinità con il Gloria sia Gloria eh. al Padre eh. Al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si ricordi sempre, Massimo, di invocare la Trinità, perché la Trinità, Dio è onnipotente, può davvero tutto e soprattutto restituisce la pace dei cuori, la serenità dell'anima. Ecco. Noi la ricordiamo e eh, continuiamo a ricordarla, Massimo. Sì, sì certo, certo. Affidiamo lei e la sua situazione all'intercessione all di Maria Santissima, eh, che preghi per lei, per la sua vita, la sua famiglia. Ecco, il Signore le dia pace, Massimo. Grazie. Se mi aiuta andare in chiesa. Come? Se mi aiuta a andare in chiesa, Signore. Perché sì, che la aiuta. Mare, certo, è molto più sì, 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 abbia fede il Signore la aiuta e Maria prega per lei. E adesso, alla prossima Ave Maria che diremo, la ricorderemo insieme alle altre persone che, che chiedono preghiere. E ricorderemo anche lei, perché Maria interceda per lei. Grazie. E adesso sì, raccogliamo ancora l'intenzione di preghiera di Maria Concetta e e anche di tutte le altre persone che chiedono incessantemente preghiere per ogni tipo di motivazione e li affidiamo a Maria, come abbiamo promesso anche per Massimo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore Gesù ci ha detto davvero di pregare non solo con fede, ma sempre, senza mai stancarci. Sentiamo intanto chi è che ha telefonato. Pronto? Sono Alessia. Alessia? Sì. Bene Alessia, buon pomeriggio. Ci dica. Allora senti, io voglio ringraziare Gesù per la sua misericordia. Mm, sì, certo. Sì, sì. E poi chiedo a Gesù che mi porti in paradiso quando sarà la mia ora. Eh, ah. Quando c'era okay. allora, certo, sì, 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 quando sorella morte, che tutte quante siamo chiamate a dargli incontro. Va bene? Allora, eh, vuole che preghiamo insieme? Sì. Preghiamo con l'angelo custode perché lui le stia accanto e al momento opportuno la accompagni all'incontro con Gesù direttamente. Angelo di Dio, segno custode, illumina, custodisci, reggi e governa me. Che ti fui affidata dalla pietà celeste. A me. Ecco Alessia, grazie a lei e Signore le dia tanta pace e serenità. buon pomeriggio. Grazie a lei, grazie. Grazie, grazie. C'è una preghiera, carissimi amici, non so se la conoscete, che si rivolge a Maria e dice così, sotto la tua protezione troviamo rifugio, nell'altra formula dice cerchiamo rifugio, o oh Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Ecco, può darsi che la conoscete già, intanto è arrivato qualcun altro sulla, in diretta. Ascoltiamo, pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a, a, a te e a tutti. Grazie, grazie. Tutti in, in diretta insomma, a chi, sì, ci, ascolta. chi ci ascolta, certo, sì. come si chiama? Mi chiamo Rosa di Roma, Rosa. Bene. Sì. Ci dica, per cosa vuole che preghiamo? E io vorrei prima di tutto ringraziare il Signore della sua infinita bontà e misericordia e il suo amore per tutti noi. Certo. Naturalmente, naturalmente lo dare e ringraziarlo. E poi vorrei pregare per il, tutto il... Certamente per la guerra, diciamo per tutte le sì, persone Francesco per la pace, certo. affinché cessi questo dolore, questo grande martirio, per Ciaro. queste creature innocenti, e che possa lo Spirito Santo eh, illuminare i potenti, quelle persone che veramente, veramente non hanno capito niente della vita, dei, del bene del male, perché loro non lo capiscono che stanno facendo del male, però... Preghiamo eh, per preghiamo. loro, ok, dai, proviamo eh. insieme a raccogliere tutto con la preghiera del Padre nostro. Preghiamo insieme, e eh, potrei, Rosa. Potrei dire, dire un'altra un intenzione? Sì. Eh, dunque, un, una un amico un compagno di mio nipote 16 anni ha avuto un in coma diciamo mm, una mm. um, cavera intensiva e quindi volevo raccomandare si chiama Francesco a okay, certo perché prego e questa anche con, con, con diciamo considerando anche i suoi genitori che non sono certo immagino quindi noi crediamo e, e, e ringrazio il Signore già Già da adesso di, questo, di questa certezza che il Signore ci che il ama, Signore no? interverrà e lo aiuterà. Certo, e certo. poi per un'altra intenzione di una mamma che tre anni fa gli è morto il figlio, e l'ho incontrato al cimitero. Ah, questa ah. mamma è molto, molto dolorosa: dolorosa, eh, beh, certo, quando una dolorosa. mamma perde un figlio, chiaro. Beh. Va bene, raccogliamole allora queste intenzioni, davvero? E le presentiamo a Dio, va bene, Rosa? E poi ne avrei un'altra, ne sì, avrei un'altra? Certo. E poi vorrei chiedere al Signore che per ringraziarlo per altri due miei nipoti che stanno studiando e che mio figlio possa avere la conversione, una mm -hmm. liberazione, insomma, per, per la mia famiglia, perché il Signore fa okay. tutto. Certo, e, e io ho fiducia tanto, tanto, ma ancora sempre di più, per ringraziarlo già adesso. Sì. Qualsiasi sia la sua volontà. Bene, bene. Ok. Bene, sono tante le intenzioni di preghiera che ha fatto. Le raccogliamo tutte nel Padre nostro e le rivolgiamo a Dio, che è Padre, appunto. Padre nostro, padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male grazie rosa e signore le dia pace grazie che suspette della tua vita e di tutti i consacrati del mondo grazie grazie di cuore anche a lei e alla sua famiglia un abbraccio e così ascoltandovi e davvero sono sempre tante le situazioni eh, di sofferenza che hanno bisogno di preghiera di essere presentate al cuore di dio ehm, questa catena d'amore è proprio una catena che ha l'intenzione di raccoglierle proprio come la catena del rosario per poterle una a una portarle eh, nel cuore di dio sentiamo adesso chi c'è in linea pronto sì, buonasera. Eh, buonasera. Sono, sì, sono Fabio da Roma. Ho chiamato anche La settimana scorsa ho parlato con la sua collega Suor Giovanna. Sì, con Suor Giovanna. sì. Lei è il mi sbaglio sempre. Eh, no, non si preoccupi, mi chiamo Caterina, Suor Caterina. Suor Caterina. Sì, non c'è problema. Sì, no, niente, chiamo solo, mi seguo da qualche tempo, come ha detto anche Suor Giovanna. Sì. Era solo per un rinnovo delle preghiere. Ok. Presso la, 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 cosa, la tomba del beato Carlo Acutis, voi vi fate da tramite. Certo, sì. E, io quanto prima spero di poter venire nuovamente, ci sono già stato lì. Ah, ok, ok. Quindi è un fedelissimo. Cosa? È un fedelissimo. Sì, sì, no, 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 io mi sono avvicinato appunto, vi ho seguito eh, la storia e quindi, insomma, quanto prima. <ride> spero, insomma, di poter nuovamente ri ritornare e Bene. per quanto riguarda le, 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 le intenzioni mie sono quelle innanzitutto di una risoluzione come ho detto anche precedentemente di un annoso problema economico che mm. mi porto da tempo e poi la salute che abbiamo passato sia per me e la mia famiglia insomma ho un futuro un po' migliore un po' più, più sereno sì mm. mm. sì e appunto chiedo a, a lei insomma di fare diciamo di, di farsi tramite appunto per per contare, sì. insomma. certo, io, insomma, e... io faccio da tramite con la mia comunità continueremo a pregare e anche sì. in questo momento è anche bello pregare insieme. Eh? Sì, mi dica appunto, un, una preghiera libera. come Faccio scegliere a lei. Guardi, facciamo un. Eh... Io sono molto legato alla figura della Madonna, un'Ave Maria. Insomma. Va bene, allora, diciamo insieme un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E grazie per aver chiamato e grazie anche per la sua preghiera che quanto prima portino le, queste, diciamo, le preghiere porto sperate. Questi... Eh sì, 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 sì. sì. Eh, io non è che, è, però è, è tanto tempo che aspettiamo, quindi non mm. <ride> corrispondono mai, ovviamente, ai nostri tempi, però insomma, con sostanzialmente... fede continuiamo a chiedere. Ok. Grazie Signore davvero la aiuti. Ogni bene, grazie. Allora, e piuttosto che continuare a leggere, perché veramente siete talmente in tanti a scrivere che non c'è il tempo cronologico sufficiente per poter leggere le intenzioni di tutti. Però vi assicuriamo che non vanno perse, ma vengono raccolte e nella catena d'amore, una catena di preghiera incessante, vengono tutte presentate a Dio. Sentiamo adesso chi c'è in linea, pronto? Sì, pronto, sono Gaetana da Milano. Eh Gaetana. Volevo una preghiera di intercessione sì. per, per me che ha avuto un itus e che si ah. mi, mi possa guarire e poi per una domanda che ho fatto che mi venga accolta, che mi venga finalmente una risposta positiva. Certo. E, e poi per una mia cugina che... Operato, intervento. Mm. È stata operata e hanno sbagliato l'intervento. Mannaggia. sta soffrendo e ha bisogno di un miracolo proprio. Ah, 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 ah. Sì, sì, sì. sì, sì. Preghiamo. Le sì, preghiamo davvero. Diciamo che Dio, sì. oh, che è padre, Dio, che è padre, abbia cuore, si prenda cura di questo che lei ci sta dicendo, della sua salute e anche di sua cugina, perché possa sì. intervenire, Dio. Diciamo insieme. Sì. Padre nostro, Padre nostro, che, che sei nei cieli, sia santificato, sia santificato il, tuo il tuo nome, nome venga il tuo, regno, il tuo regno, sia fatta, sia fatta la, tua la, volontà, tua, la tua volontà, come, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, il nostro pane quotidiano, quotidiano. E, rimetti e rimetti a noi i nostri, i nostri debiti. debiti. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E davvero, il Signore, ascolti e guidi i medici, li illumini eh, per aiutare. Eh, grazie, grazie a lei. Oh. Sì, esatto per questo miracolo che da tanto tempo aspetta e eh? sì. tanti anni e anni sì. che il Signore veramente abbia pietà di me, io certo, che ci ascolti veramente, che, che ci ascolti grazie a lei, eh, ogni bene grazie a lei ecco e Adesso uh, stiamo per terminare la trasmissione di oggi, ma non terminiamo la nostra catena d'amore, una catena di preghiera, come vi dicevo prima, che raccoglie tutte le vostre intenzioni e con fede, perché bisogna avere fede e anche fiducia che non sono in contrapposizione, ma insieme alla fede c'è bisogno di pazienza perché a volte i tempi di Dio non sono i nostri tempi, anche le modalità di risposta. Con fede e fiducia attendiamo che Dio per ogni vita, per ogni situazione, per ogni famiglia eh, interviene e interviene sempre e solo per la salvezza di tutti e per amore. Grazie per averci seguiti e ci, ci rivediamo presto. Intanto da Maria Vision continuiamo a trasmettere per voi ininterrottamente tutto quello che più ci può avvicinare a Gesù, farlo conoscere anche per intercessione di Maria. Un abbraccio a tutti e il Signore vi dia pace. Hey.